minuti da a tutto campo. Il Pescara vince a Carpi, conquistando la prima vittoria esterna del campionato e la seconda in generale. Un Pescara non bellissimo, ma molto concreto. E di questo parleremo questa sera con gli ospiti graditissimi. Innanzitutto Walter Nerone e Luigi Mascia, che saluto. Buonasera. 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 Allora Walter, Pescara poco zemaniano, ma molto concreto, molto equilibrato. E rimpianzi Zemanlandia? Perché l'altra volta ho detto che è stata una partita quasi perfetta, questa è stata ancora meglio se si può, perché vince e non prende gol, alla fine la differenza nel campionato al vertice le fanno le difese, e per tornare a fare i gol che piacciono tanto a Zeman, diciamo, si lavora un pochettino più tranquillo e c'è sempre tempo. L'importante è che la squadra ha dimostrato che, se serve, sa stringere i denti, sa serrare le fila, sa non concedere. Io mi autocito un po', ma Bovo mi è parso un po' il Bocchetti di 6 anni fa, quello che con il mestiere, l'esperienza, un pizzico, diciamo, di cinismo nei confronti del tecnico, che sicuramente continuava a spingere avanti, tiene il reparto un po' più guardingo. Se poi i risultati sono questi, secondo me piacciono anche a Zeman, che ne dica. Un centrocampo, Luigi, in crescita, e a parte Brugman, che conosciamo tutti, e il suo ruolo nella squadra, e sulla ribalta Canutè e Koulibaly. Intanto direi che la musica è cambiata, perché le sigle iniziali della nostra trasmissione sono molto carine, sempre molto incisive, e diciamo che nelle prime settimane le colonne sonore sono state giustamente spiritose, ironiche. Questa sera abbiamo invece una colonna sonora quasi trionfale, direi quasi da playoff. Ti devo fare i complimenti, e questo è l'effetto di una vittoria fuori casa, la prima vittoria fuori casa di questo campionato, e di una squadra che ha un equilibrio maggiore e migliore. Quindi nel momento in cui mi domandi, questo centrocampo forse è la chiave di volta di questo maggiore e migliore equilibrio, io dico sì, perché avevamo detto fin dall'inizio, qui non mi autocito ma cito noi, me, Walter, ma anche gli ospiti che si sono avvicendati, perché poi alla fine il calcio non è la fisica quantistica, è bello, sarà tattico, sarà articolato, oggi come oggi si fanno convegni e studi sulle tattiche di gioco, però alla fine il calcio è quello che vedi, e non ci volevano scienziati per capire che all'inizio il Pescara forse il reparto nel quale aveva maggiori problemi era proprio il centrocampo, mentre sempre sul banco degli imputati c'era la difesa, in realtà era il centrocampo quello che aveva più problemi. Bene, riallacciandomi alla tua domanda, questo centrocampo è un centrocampo rinnovato che si pregia del podismo straordinario di Koulibaly, della grande classe di Brugman, che è un giocatore sprecato per la Serie B ma ottimo per il Pescara, e quindi ce lo teniamo stretti, ma tutti sappiamo che è un giocatore da ribalta diversa, e poi questa scoperta Canutè, che in quei 15-20 minuti in cui è entrato nelle scorse partite ha dimostrato di avere talento, di avere qualità e di avere quindi la possibilità di dare un grosso contributo a questa squadra. E poi un'ultima considerazione, devo dare ragione a Walter quando dicevamo che forse qualcuno si è stufato di passare per il difensore che si immola nelle squadre di Zeman. Fin dall'inizio Walter era uno di quelli che diceva che non aveva mai sentito né portieri né difensori che avessero fatto chissà quale carriera, tranne il povero Mancini e pochi altri, con Zeman. Beh, forse Bovo è uno che a 34 anni ha il suo amor proprio, il suo orgoglio, e brutte figure non ne vuole fare, quindi a dispetto di quello che dice Zeman, magari sta un po' più
dietro è un po' più avveduto, però il Pescara di questo se ne beneficia. E più tardi sentiremo anche Bovo. Intanto vi ricordo il numero per i vostri messaggi tramite WhatsApp, 388 12 44 688. Abbiamo avuto un problema tecnico la scorsa settimana, sono arrivati lo stesso tantissimi messaggi e potete riproporli o comunque mandarli questa sera, li aspettiamo sicuramente. Gli altri ospiti della serata, intanto una buonasera a Silvio Sarta. Buonasera, buonasera a tutti. E bentornato. Grazie, buonasera. Allora, prima di parlare di tattica, di falso 9, perché insomma parleremo anche, di questo, allora è bastata una vittoria per tornare in una posizione di classifica più accattivante, diciamo. Ed è la Serie B, si diceva con un vecchio aforisma mutuato dal cinema, quando si dice la stampa, bellezza, le cose vanno così, questo era il senso di questa citazione. E questa è la Serie B, bellezza, si potrebbe dire, con la vittoria in trasferta, che dal mio punto di vista è particolarmente importante per il Pescara, perché è ottenuta nel campo altrui di una squadra agonisticamente tra le più forti della Serie B degli ultimi anni, e fece in qualche modo la differenza finché resistette anche in Serie A per questa dose di agonismo, questa dose di cattiveria comunque agonistica. Allora, vincere in questo campo accorcia la classifica, naturalmente fa almeno giustizia, tra virgolette, dei due punti persi con Lentella, ecco perché quelli mancano nonostante la vittoria di Carpi. Quindi di nuovo si accorcia la classifica, di nuovo si fanno pensieri meno cattivi e la vetta non è poi lontana. Un altro ospite che ritroviamo con piacere, Guido Colangelo. Buonasera Guido. Mister Guido. Allora, mister Colangelo, lui una domanda che riguarda i pregi e i difetti secondo te di questo Pescara di inizio stagione. Ma pregi e difetti, diciamo, iniziamo dai difetti. I difetti sono soprattutto di compattare questa squadra, di conoscerla a fondo. È una squadra molto giovane, non penso che sia la più giovane della Serie B, e quindi al contrario, quindi nella stessa maniera diventa un pregio del Pescara Calcio, perché avendo una squadra così giovane e così dei ragazzi così bravi, io penso, perché siamo partiti un pochettino, ecco, con quei punti persi sul 2-0, 3-0, insomma queste rimonte fatte, ma proprio per un peccato di gioventù. Io sono convinto che quando questa squadra riuscirà a trovare il verso giusto tutti gli uomini capiranno il modo di giocare che vuole Zeman, è una squadra che crescerà moltissimo e darà tante soddisfazioni alla tifoseria. Davide Tagliente, buonasera. Buonasera, buonasera a tutti. Allora, Davide, uno Zeman secondo te diverso da quello dell'ultima apparizione a Pescara, quella della cavalcata verso la Serie A, raggiunta poi? Zeman, la squadra è sicuramente diversa, più che Zeman, Zeman è fondamentalmente sempre lo stesso, probabilmente sono gli interpreti che questa volta sono diversi, perché fondamentalmente forse non si adattano, non sono giocatori che si adattano completamente a quello che è il gioco di Zeman. Qui nascerebbe anche forse una considerazione da fare, cioè Zeman in realtà sarebbe arrivato a Pescara a gennaio per programmare la stagione successiva, però in realtà ci troviamo con una squadra che fondamentalmente a lui per certi aspetti non piace, l'ha subito detto, la difesa, anche altri interpreti del centrocampo. Quindi fa fatica forse lui a trovare la quadra di questa squadra, che comunque è una squadra competitiva nei suoi interpreti, perché gli elementi sono sicuramente di buon livello. Probabilmente sta a lui cercare di mediare tra quelle che sono le sue caratteristiche e il suo gioco, quello che vuole fare e quello che ha a disposizione. Però sicuramente io penso che Pescara possa fare un buon campionato, questo sicuramente sì. Ora arrivare, bisogna vedere secondo me lui cosa riesce come riesce a modellare questa squadra. Staremo a vedere. Sigla.
Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho vista mai. A tutto campo arriverà, e un dolce del tuo Pescara qui si parlerà. Chissà che faccia che farai. Se seguici, '21:44 in diretta dagli studi di Rete 8 per questa puntata di A Tutto Campo. Allora, abbiamo parlato prima di due importanti pedine della squadra biancazzurra, cioè di Bovo e di Koulibaly. Allora, ascoltiamoli entrambi, poi ne parleremo insieme con gli ospiti. Siamo contenti perché non abbiamo preso gol, abbiamo vinto due trasferte, abbiamo vinto una e pareggiato un'altra, e sicuramente dobbiamo far meglio. Dobbiamo cercare di migliorare, perché il campionato è lungo e dobbiamo essere ambiziosi. Mettercela tutta per provare ad arrivare tra le prime squadre sicuramente non è facile. Abbiamo anche dimostrato di potercela giocare con tutti. E i miglioramenti fatti anche nella fase difensiva siano frutto di un lavoro di squadra migliorato, magari perché ci abbiamo lavorato in settimana. Credo che bisogna continuare così, continuare a lavorare su quello che ci manca, che comunque abbiamo ampi margini di miglioramento, come dice anche il mister, credo che sia giusto. E miglioreremo quello che il mister ci chiede, perché bisogna trovarlo insieme, perché si va in campo in 11 e non solo, e bisogna trovare i giusti movimenti per fare sia bene la fase offensiva ma anche la fase difensiva. Non sono solo i difensori che difendono, come un attaccante per segnare c'è qualcuno che gliela porta la palla, quindi è sempre un lavoro di squadra. Ho detto che non ci volevo più riparlare, però è una cosa, ma una cosa brutta, una cosa bella. Ora è bellissimo questa cosa, perché ho ritrovato quelle che volevo fare da piccolo. A vedere l'attivo, come giocavano i giocatori, tutti, io mi volevo vedere pure ogni giorno quando ritorno a casa, io registro le partite e io mi rivedo a casa. Sì, non era facile, però li ho superati e devo andare sempre davanti, devo cercare sempre di migliorare, di fare bene sempre in campo. Le critiche ci stanno sempre. Un giocatore deve aspettarsi di questo. Quando sono arrivato in Italia, che ho iniziato a giocare il calcio è vero, quindi per forza devo migliorare tutto, ma sul piano tattico, sul piano tecnico, tutto. Io cerco sempre di migliorare, perché non sono ancora perfetto, non sarò mai perfetto. José mi ha fatto migliorare tanto mentalmente, fisicamente, perché in primavera non è come in prima squadra. In primavera giocavo come volevo, mi giravo come portavo la palla, nessuno poteva prendere, però in prima squadra ritrovi la gente che sono più maturi di te, che hanno fatto tanti anni di Serie B, Serie A, tutto. Per ora sto pensando alla mia squadra, è Pescara ora. Devo fare quello che devo fare col Pescara, dopo Udinese, Bene, allora, due giocatori diversi, due realtà diverse, un mondo diverso tra i due, Walter. Eppure, due giocatori in questo momento che stanno su tutte le pagine dei giornali, almeno quelli locali. Beh, oddio, indubbiamente sono due storie... Siamo molto diverse, anche perché ce n'è una che è molto lunga e una che è praticamente tutta da scrivere. Bovo quest'estate sembrava un esubero, adesso trattandosi di persone e non di materiale, il termine può sembrare pure un po' pesantuccio, perché di solito viene usato in situazioni un po'
sembrava qualcosa da smaltire più che da, da coltivare, ma evidentemente il professionista è tuttora tale, e piano piano con il lavoro e le qualità che indubbiamente il giocatore ha, si è preso il posto anche in maniera occasionale, se vogliamo, l'infortunio a Perrotta, però due presenze, zero gol per una difesa che è la, diciamo, tra le tre peggiori della Serie B. Non, diciamo, ecco, per me non è il discorso della difesa alta, ecco, tu come li interpreti? Ma allora il problema difesa alta... Lui dice alta, non è un problema della difesa alta, della difesa è un problema alta di tutta la squadra. Spesso si abbina al ragionamento della squadra corta. Però è anche vero che non sempre difesa alta vuol dire squadra corta, perché bisogna vedere come perdi la palla, quando perdi la palla, quanti uomini hai davanti alla palla. Cioè, il Pescara non di rado ha quattro alternative per il portatore di palla, cioè quattro uomini davanti. Allora la difesa o è alta o è bassa, vuol dire che non hai più di sette uomini, di sei uomini a disposizione per gestire il contropiede, la ripartenza avversaria. Se questa avviene in una situazione particolare, gli spazi sono grandi. E quindi le difficoltà, poi, al di là della difesa alta, difesa bassa, l'intelligenza del giocatore, il mestiere, l'esperienza, sta nel capire quando e come accorciare, come si dice in gergo, e quando invece rimanere un po' cauti, perché magari l'avversario preferisce aspettarlo piuttosto che andare a cercare di pressarlo a centrocampo, perché perdi un uno contro uno, un intercetto sulla linea mediana con la difesa alta, vuol dire spalancare la porta all'avversario. Questa cosa nelle ultime due settimane non è mai successo, magari ci sarà anche un po' di casualità, anche perché sarebbe ingeneroso adesso implicitamente dire che Perrotta, problema di Perrotta, semmai problema fosse, è quello che magari si atteneva più rigidamente a certe direttive, e ovviamente con il mestiere che non ti inventi a quell'età, qualche volta la difesa ha sofferto. Ma io vedo novità anche sugli esterni, adesso non giriamoci intorno, le sovrapposizioni degli esterni meno, diciamo così, meno frequenti, un pochettino più meditate. Dal lato di Capone, che non mi pare che sia uno che quando deve rientrare fa salti di gioia, dal lato di Capone, diciamo, Mazzotta scende quando è necessario e quando è utile. C'è una squadra che sta sicuramente migliorando e che secondo me, Luigi, ha dei margini enormi di miglioramento, insomma, credo, almeno, sei d'accordo? Indiscutibilmente. Per Luigi volevo mandare un saluto, per me è una seconda mamma, ma è un'amica di tutti noi, Annella Grossi, che domenica torna allo stadio dopo un breve periodo di assenza, e quindi credo e che facciamo tutti faccia gli auguri. Piacere a lei, fa piacere a tutti, certo, salutarla, e ci tenevo a farlo. Pescara ha dei margini di miglioramento notevoli. Io credo che il Pescara attualmente, rispetto alle potenzialità che questa squadra mostra di avere, sia al 30-35%. C'è un margine di crescita ancora molto ampio, e il margine di crescita lo danno giocatori come quelli che venivano intervistati, cioè da una parte il veterano Bovo, che forse inizia ad essere il leader in campo di cui il Pescara aveva bisogno, è entrato in punta di piedi e per caso, e senza che Zeman gli abbia steso tappeti rossi, ma oggi come oggi Bovo, fino a prova contraria, è il leader di questa squadra. Lo si vede dalla personalità, dall'autorevolezza, e lo si vede anche dalla voglia che ha Bovo, perché giocatore di 34 anni non deve dimostrare nulla, ma deve dimostrare soprattutto invece di avere voglia dal punto di vista psicologico, non deve dimostrare le sue qualità calcistiche. Certo. Cioè, Bovo, che cosa cambia in una squadra zemaniana? Avete presente verso che era 5-6 minuti dalla fine quella punizione dal limite? Sì. Normalmente il Pescara lo batte in 3, 4, 10 secondi.
Bovo è arrivato a 50 metri, si è messo a discutere un po' con Brugman o con Capone, si è preso la palla, messo là, ha fatto sistemare la barriera, abbiamo passato metà del tempo che rimaneva a fine la partita. Ora, io non voglio fare l'elogio del calcio speculativo, quello famoso, no, che Zeman dice di non conoscere, però al 44esimo, al 40esimo, tenere tu la palla sull'1-0, se la palla per due minuti la tieni tu e la tieni ferma, è difficile che prendi gol. E lì Bovo l'ha pensato. Un ragazzo magari vedeva il buchetto nella barriera. Le partite che dove ci abbiamo rimesso l'osso del collo, essendo in vantaggio di 3 o 2 gol. E dove si è vista una squadra squilibrata in quel l'altro momento. L'altro concetto che poi si associa alla considerazione su Bovo è l'umiltà di Koulibaly. Un giocatore fenomenale, criticato all'inizio, ma che di partita in partita, di settimana in settimana cresce con quell'umiltà. Mi sono piaciute moltissimo le considerazioni di questo ragazzo, che verrà fuori da questa esperienza, di questo campionato, sicuramente più uomo e diventerà calciatore, grazie agli insegnamenti di Zeman, ma anche grazie, lo dice lui stesso, ai giocatori più esperti, quelli che ci sono insieme a tanti altri ragazzi, ma quelli che ci sono esperti, che gli faranno fare un ulteriore salto di qualità. Questi sono solo due, ma molto importanti, chiavi di crescita e di prospettiva del Pescara. Bene, allora prima della pubblicità ringrazio ancora una volta Tatiana Conetti, che prima ho visto molto indaffarata nel vedere le notizie, molto interessanti. Tra l'altro pubblicità e torneremo tra pochissimo. Bene, torniamo in diretta dunque quando sono le 21:58 minuti. Dunque abbiamo parlato di alcuni giocatori e parliamo anche di Zeman. 300 partite in B, 2 campionati vinti proprio con il Pescara e con il Foggia. Silvio. Allora, mi sembra che la 300esima sarà proprio domenica contro il Cittadella, no? Sì, dovrebbe essere. Ecco, io ho letto questa statistica, non sono molto bravo nelle statistiche. Con Luigi, prima fuori onda, parlavamo piuttosto della prospettiva rispetto alle fasi del campionato. 7 giornate, 1/6 di campionato. Mi sembra che Zeman sia partito addirittura meglio dello Zeman di 6 anni fa, forse punto più, diverso, punto meno. La statistica vera e propria, nuda e cruda, che riguarda la Serie B, parla di un maggior numero di sconfitte piuttosto che di vittorie, per quanto insomma, i numeri siano simili. E questo è Zeman. Anche nei numeri, questo è Zeman che spacca a metà ogni logica del calcio, ogni logica della convenienza di determinate partite. Ecco perché la cosiddetta pareggite ha stupito moltissimi. Per la quale però Zeman non è sembrato poi così insoddisfatto. Forse ho ricordato già che il segnale, o almeno uno dei segnali che lancia a modo suo Zeman dopo il terzo pareggio subito in rimonta fu questo, che al terzo pareggio subito in rimonta disse che la squadra gli era piaciuta e non nel primo o nel secondo. Quindi questo benedetto boemo chissà che cosa ha in testa. 300 panchine in effetti di Serie B, poi senza contare quello della Serie A, alla sua età non sono neanche un numero così esorbitante. Ecco, tutto cioè Zeman è giovane da tutti i punti di vista. Senti, allora ti voglio mettere un po' in difficoltà. Oddio. Che cosa direbbe di Zeman, magari con la sua voce, se ci riesci, Aldo Biscardi? Sei stato con lui per molto tempo. Intanto lo saluto, tra non molto sarà il suo, se non sbaglio, 87esimo compleanno. E di Aldo non l'ho mai amato moltissimo, perché Zeman a sua volta non amava la televisione. All'epoca si usavano categorie dialettiche completamente diverse anche nei giudizi, nelle etichette, e allora si diceva la televisione urlata. Però anche quello è strano, cioè sto urlando adesso anch'io. Allora Zeman era contrario a tutto questo, ma era il periodo in cui per lui, per Zeman, era tutto, faceva parte di uno stesso binario, come il doping di Vialli, come tutto. Biscardi, diciamo, era considerato filomoggi.
Filomoggi, sì, poi litigarono. Anche perché lo aveva ospite la settimana. Questa è ben altra storia. Questa è ben altra storia. Ebbene, con Zeman è sempre la stessa storia. No, avrebbe detto no, senza fare l'imitazione, sì, perché no. Trova. Vabbè, ma chi pensa di essere questo qui, che vinca qualcosa? Ecco, più o meno l'ho detto in italiano, l'ho detto con però è c'era. Quasi biscardese. Quasi biscardese. Posso fare di meglio, magari al ristorante, se si può va dire. Va bene, questo. Va bene. Allora, a questo punto, ecco, vediamo Aldo Biscardi in una foto di qualche anno fa, diciamo. E a questo punto vediamo se ci sono messaggi, so che ce ne sono tantissimi e quindi vediamo i primi. Se li possiamo mandare in onda, Tatiana Conetti li sta predisponendo. Allora, buonasera a tutti da Antonella ed ancora un ringraziamento per l'ospitalità con cui sono stata accolta in studio dal signor Vasile e dagli altri ospiti. Finalmente ho visto una squadra con quel pizzico in più. A mio parere siamo ancora mancanti di un gioco soddisfacente a centrocampo, dove gli unici rinforzi potrebbero essere Proietti ed il giovane Palazzi, che dico io sono infortunati per il momento, nonché un sacrificato Benalì meno trequartista. Vorrei chiedere dunque al signor Nerone e al signor Mascia se non sarebbe il caso di pensare già a qualche giocatore di esperienza per questo ruolo da acquistare durante il mercato di gennaio. Grazie. No. Allora, stavolta non è coinvolto solo Walter ma anche Luigi, brevemente la mia una risposta. Al centrocampo in questo momento io un uomo di esperienza non serve, un uomo di caratteristiche particolari, può essere pure un ragazzino, ma secondo me il centrocampo, diciamo, guardando le qualità, ci deve lavorare il tecnico, ce ne sono 6-7, lui dice che non ce n'è uno preciso al suo identikit, ma se ci lavora l'identikit viene fuori, sono ragazzi. I ragazzi nascono terzini, diventano campioni come ala o viceversa, quindi si può aggiustare poi lavorando con Carraro, Palazzi che purtroppo per motivi fisici fino adesso non abbiamo potuto vedere, c'è materiale. Luigi? Complimenti ad Antonella che è entrata nell'ampio novero degli opinionisti sportivi, che sono una categoria ormai che prima o poi sarà anche sindacalizzata, Walter. Prima o poi servirà di con fare... tre o quattro sigle sindacali. Con tre o quattro sigle sindacali, perché non bastano. E io credo che questo centrocampo invece dopo le perplessità iniziali inizia ad avere una sua connotazione. Fermo restando, accennava Walter, che non conosciamo ancora giocatori come Palazzi, perché lo abbiamo visto in sporadiche apparizioni. Non conosciamo Carraro, non conosciamo Valsania fino in fondo, che abbiamo visto essere un giocatore duttile, bravo, e in più attendiamo il rientro di Proietti, che fortunatamente non ha uno di quegli infortuni che lo terranno lontano dal campo di gioco per molto tempo. Quindi, oggi come oggi, mi sembra che il centrocampo, che all'inizio poteva destare perplessità, inizia ad avere una sua connotazione. Il mercato di gennaio, per cortesia, lasciamolo stare, non ci ha mai portato bene. Siamo solo cessioni. Ecco, facciamo cessioni del magari qualcuno che è ai margini della rosa, ma se proprio dobbiamo acquistare qualcuno lo facciamo a ragion veduta e senza commettere gli errori del passato che sono stati. Tra l'altro non ci hanno portato nemmeno bene. Altri messaggi. Buonasera, sono Aldo Tirinnanzi e noto con grande piacere che siamo tornati sulla Terra dopo una puntata marziana. Volevo fare una domanda all'ingegnario Nerone. Ma Capone quando partecipa alla manovra della squadra? Io lo vedo solo in occasione dei gol. Grazie. Credo di averlo detto prima parlando... A saluti al dottor Desiro. Desiro. Io credo di averlo detto prima quando parlavo del nuovo equilibrio di squadra di Mazzotta e Capone. Capone al momento, diciamo, se ha un problema, e chiamiamolo problema vista l'età, è quello ovviamente di essere più continuo nel gioco, di stare dentro il gioco. Dà la sensazione ogni tanto di stare ai margini o di estraniarsi lui. Nei ripiegamenti non mi pare il top del tempismo e della costanza, però insomma è un ragazzo che ha 19 anni, no? T'ha fatto già 3 gol. Penso che siano problemini che nel giro di 6 mesi potremmo anche dimenticare. Lui ci deve mettere un po' del suo, ovviamente.
Comunque, se dovessi individuare un problema del Pescara in questo momento, secondo me non si chiamerebbe mai Capone. Altri messaggi, ancora i vostri contributi da casa. Un conto è fare l'insegnante di calcio, sicuramente Zeman lo è stato e lo è ancora ed è quindi una risorsa per il calcio vero. Un conto invece è essere il mister, o meglio il manager, che cerca la squadra fatta di prime scelte e a cui piace vincere facile. Il tifoso, e me compreso, riconsideri questo aspetto da non sottovalutare e svalutare assolutamente. Alberino. Andiamo avanti. Buonasera a tutti, un saluto particolare all'amico Luigi Albore, al quale giro una mia considerazione. Penso che a Pescara non c'è futuro se non si fa il nuovo stadio. Ascoli, Empoli, Frosinone e altri lo stanno facendo e cresceranno molto. Se Pescara non lo farà, non potrà più competere nemmeno in B, ma al di là del fatto economico, all'Adriatico, in curva e nei distinti laterali, la partita si vede a metà e siamo sottoposti ad ogni tipo di intemperie. Lo stadio ormai è una priorità. Che ne pensi, Gianni Micozzi? Il discorso sarebbe lungo, Luigi, però ecco, una battuta, così diamo spazio anche agli altri telespettatori. Non è lo stadio che fa una città e non è lo stadio che fa una squadra di calcio. È un progetto intorno a uno stadio che possa dare maggiore forza a chi ha la responsabilità di guidare una squadra e quindi dare magari una progettualità di 10-15 anni potrebbe essere un valore aggiunto. Tutto questo è ancora da costruire, un contenitore ancora da riempire, però mi pare che le premesse siano buone. Vedrete che adesso si aprirà un grande dibattito a Pescara. Abbiamo visto un servizio proprio la scorsa settimana. Se c'è qualche novità stadio, se ne parla, sono i favorevoli, i contrari. L'importante è che si facciano le cose nell'interesse della città, preminenti interessi della città, e siccome poi molto spesso gli interessi della città coincidono anche quelli del mondo calcistico, perché questa è una città che vive di calcio, io mi auguro che possano esserci processi positivi anche e soprattutto per la squadra di calcio. Ancora da casa, altre impressioni e considerazioni. Bovo, perno indispensabile della difesa, speriamo che Zeman continui a considerarlo così come sta facendo in questo momento, anche quando sarà nuovamente disponibile per Rotta. Che ne pensano gli ospiti in studio? Forza Pescara, Alessandro, risponde Guido Colangelo. Ma io sì, penso che oramai, l'ha detto anche prima l'amico, con Bovo sarà un caso, sarà casuale, però con Bovo in squadra l'esperienza è importante in questa squadra, come abbiamo già detto prima, così giovane, e quindi casualmente abbiamo beccato 0 gol, quindi è importantissimo per questa squadra. Ancora da casa. Buonasera a tutti, vorrei parlare del nuovo stadio. Prima di tirare le cuoia, mi piacerebbe vedere una partita in uno stadio come un salotto dopo Rampigni e l'Adriatico, però devono sbrigarsi che di tempo ormai ne ho poco. Il sito era stato scelto anche da un'altra amministrazione per un villaggio olimpico e un palazzetto multifunzione per i giochi del 2009, pure il parcheggio di scambio. Lo stadio sarà fatto da privati e quindi non dovrebbero esserci problemi politici. Buon lavoro Remo Piersante, abbiamo già detto su questo, quindi andiamo avanti. Carpi Diem è molto simpatico, certamente molto simpatico. E un altro messaggio: ho appena parlato con un mio amico che allena in Serie B e mi ha esternato, seguendo la vostra trasmissione, la sua meraviglia nel constatare l'assoluta preparazione tecnico-tattica degli ospiti presenti. Firmato Maurizio. Saremmo interessati a sapere questo amico. Andiamo ancora avanti. Ma vogliamo paragonare Bovo a Perrotta? Non scherziamo. Buonasera a tutti, bella trasmissione, sempre pacata e fatta di ospiti competenti, soprattutto Walter. Saluti, Mario da Montesilvano. Caffè pagato anche? È pagato il caffè anche la settimana prossima. È pacato. Il caffè è pacato anche la settimana prossima. Allora, abbiamo parlato della partita scorsa con il Carpi, abbiamo visto anche quel messaggio simpaticissimo Carpi Diem. Adesso vediamo quella che si presenta allo Stadio Adriatico domenica alle 12.30, si gioca con il Cittadella. Allora andiamo nella città veneta, nella piccola ma bella città veneta, dove bellissimo, per noi c'è Stefano Viafora. A te la linea, Stefano, buonasera. Grazie Pierluigi, un saluto agli amici di A Tutto Campo. È il sentimento della rivalsa, del riscatto che prevale in questi giorni in casa Cittadella, dal momento che nell'ultimo turno i Granata hanno perso l'intera posta in palio, pur non demeritando contro l'Entella,
e anche con qualche sbavatura della direzione arbitrale molto contestata da allenatore e dirigenza. Ieri e oggi la preparazione è proseguita con il recupero del terzino destro Alessandro Salvi, che dovrebbe giocare a Pescara e sarà a disposizione, appunto, come teoricamente a disposizione anche Filippo Scaglia, il difensore centrale che sta ancora che sta lavorando in gruppo, però non dovrebbe debuttare visto che è assente da 4 mesi di infortunio. Non ci sarà neppure Filippo Lora, come neanche i giovani Caccin, che tornerà domani dall'Under 20, e Varnier, invece impegnato nell'Under 21. Oggi invece ha parlato il portiere Alfonso sulla sfida di domenica delle 12.30 a Pescara. Ha detto: più che dell'attacco sono preoccupato della ritrovata solidità difensiva che hanno mostrato nelle ultime partite. È un bene però affrontare una squadra forte dopo una sconfitta. Raramente infatti sbagliamo l'approccio contro le grandi squadre. Andiamo a dare velocemente un'occhiata alla probabile formazione. Solito 4-3-1-2 di mister Venturato. In porta appunto Alfonso, poi difesa 4 con Salvi, Pelagatti, Adorni e Pezzi. Centrocampo a 3 con Siega, Iori e Pasa. Schenetti dietro le punte, Litteri e Arrighini. È tutto da Cittadella, ti ridò la linea. Grazie, grazie a Stefano. Allora, Tagliente, partita comunque difficile perché il Pescara di Zeman in qualche senso imprevedibile, e il Cittadella è una squadra molto veloce, anche se dal punto di vista tecnico credo inferiore al Pescara. Che ne sì, pensi? Sicuramente con Zeman le partite sono tutte un rebus, tutto sommato, possono essere molto semplici e molto complicate, basta molto poco, ma questo è sempre stato un po' così. Sicuramente il Cittadella è una buona formazione, ha fatto vedere buone cose alternando risultati positivi e altri meno, ma sicuramente una buona formazione. Se il Pescara gioca come sa, io credo che non ci siano problemi per poter portare a casa i 3 punti. Certamente bisognerà stare attenti e confermare anche la buona prova difensiva che si è vista nelle ultime giornate. E in attacco sì, si sta forse producendo qualcosa di meno, però le occasioni comunque le stiamo creando, quindi diciamo che la situazione lascia ben sperare. Partita difficile ecco, come la vedi Walter? Cittadella dell'anno scorso avrei detto facilmente partita da molti gol, e notoriamente, salvo le eccezioni ultime che abbiamo visto, molti gol di solito le squadre di Zeman ne fanno una di più. Invece Cittadella di quest'anno è diverso, è una squadra che rischia molto di meno, che segna abbastanza e che direi che ha una connotazione molto più tattica degli anni scorsi, per cui potrebbe proporre delle difficoltà nuove, originali, diciamo, al Pescara, che secondo me con questa squadra potrà comunque tornare ad esprimersi in maniera propositiva molto più che non a Carpi o a Cremona. Quindi vede un Pescara a trazione anteriore? Perché sì, secondo me può essere un Pescara, diciamo, di quelli che siamo abituati a vedere con Zeman, però io direi che trascurare i due che c'ha lì davanti il Cittadella sarebbe molto pericoloso, perché i gol li fanno, li sanno fare, e li sanno fare anche in modo diverso, cioè lo sanno fare con il lancio, con il pallone buttato in aria, ma lo sanno fare anche con l'azione manovrata. Quindi diciamo, sicuramente le difficoltà ci saranno e saranno notevoli, però insomma, lasciatemi dire una cosa, io lo posso dire, questa è una partita che deve finire 3-1. Te la sei giocata? Senza il recupero. No, quindi prendiamo gol. Torniamo a prendere gol, sì, ma torniamo pure a farne qualcuno. Torniamo pure a farlo. Ma questa partita può essere, Luigi, il trampolino di lancio di questa prima parte del campionato. Cioè io vedo una partita che, se vinta, può proiettare il Pescara proprio nella parte altissima della classifica. È esattamente quello che volevo dire, cioè che al di là del valore del Cittadella, è un
di cui possiamo parlare, una squadra simpatica come il Chievo in Serie A che ha una continuità straordinaria, veniva dal ciclo di Foscarini, adesso si è aperto il ciclo di Venturato, cambia pochissimo. Questa è tra l'altro la squadra che l'anno scorso nelle prime 10-12 giornate faceva cose straordinarie con questo Litteri che è lo stesso centravanti che l'anno scorso finalmente si è fatto conoscere ed ha qualità. Ma posto il valore del Cittadella, questa è una prova di maturità per il Pescara, cioè questa partita è quella che ci farà capire se il Pescara si è messo dietro definitivamente le sbadataggini di quelle tre partite che avrebbero potuto regalare al Pescara una classifica migliore. Allora, tornando alle statistiche di Silvio, oggi il Pescara potrebbe tranquillamente avere almeno 4 vittorie, 2 pareggi e una sconfitta, il che significherebbe 4 punti in più per il Pescara, ma non diciamo un'eresia o non parliamo da tifosi, diciamo di cose che erano alla nostra portata vedendo le partite e vedendo il vantaggio del Pescara. Ecco, e non mi riferisco tanto al 3-0 nei confronti del Frosinone quanto al 2-0 in casa con l'Entella e anche il 2-0 a Salerno in cui il Pescara sembrava padrone del campo e poi è stato rimontato. E allora questa partita serve per capire qual è la vera pelle del Pescara, cioè se questi miglioramenti che sono stati costanti, progressivi e intensi in queste settimane possano trovare un riscontro e un'affermazione ulteriore anche in questa partita in casa, che è una svolta perché all'ottava giornata 3 punti in più in un campionato come quello di quest'anno oltremodo equilibrato. Sentivo che non so da quanti anni c'era un equilibrio di questo genere in Serie B, almeno da quando ci sono le 20 squadre. Sono diversi anni che dopo 7 giornate la prima ha soltanto 14 punti come il Frosinone. Un fatto unico che denota il grande equilibrio della Serie B. Qualcuno potrebbe dire anche il fatto che magari i valori si abbassano sempre di più, però lo lasciamo dire a quelli che hanno sempre qualche polemica da fare. Io dico che è un campionato molto equilibrato e questa partita possa finire 3-1, possa finire 4-2, possa finire 5-3, l'importante è che il Pescara la vinca perché può segnare la svolta davvero in questa prima parte di campionato. Allora, a parte Walter e Luigi che sono sempre qui con noi, io vorrei chiedere agli altri tre ospiti qual è secondo voi la squadra da battere in questo campionato, detto in un momento in cui non c'è pericolo di... Chi comincia? Lui, che è un grande tecnico. Facciamo cominciare a Guido, sì. La squadra da battere, come diceva Luigi, è un campionato molto equilibrato. Però ecco, volevo anche aggiungere qualcosa sul suo discorso, sul suo pensiero, che io ho esordito dicendo che questa è una squadra molto giovane e quindi io non mi abbatterei, io speriamo che vinciamo 3-1, come diceva Walter, saremmo tutti felici. Però essendo una squadra molto giovane, questa è una squadra che ha bisogno di tempo. Secondo me hanno fatto hanno avuto un'ottima idea, la dirigenza con questo allenatore, assumendosi una grossa responsabilità, pigliando dei giocatori. Noi non dobbiamo dimenticarci, abbiamo gente del 98, 99, 97, cioè è una squadra giovanissima. Una squadra giovanissima che ci può dare un futuro roseo, un futuro veramente vincente, e quindi basta una partita che potrebbe andare male e ci sta subito ecco, la critica. Io invece direi di assimilare questo concetto, questa idea della squadra che deve crescere assolutamente con dei giocatori che hanno la possibilità di farlo, perché si vede che hanno delle belle giocate, hanno delle iniziative enormi, ottime. Un allenatore difficile da comprendere, cioè non è facile, quindi noi dicevamo sì, ci servono i giocatori, ci serve ecco, che l'allenatore si adatti alla squadra, però ci serve anche che il giocatore comprenda le idee dell'allenatore, e quando queste idee verranno acquisite in maniera totale, allora vedremo veramente, sono convinto, un bellissimo Pescara. La squadra da battere? Scusa la domanda, l'avevo dimenticata. La squadra da battere, io penso, è Frosinone. Silvia? Venezia e Parma, avrei detto anche io il Frosinone, metto un lotto, volevo mettere un lotto di tre squadre, però la prova di maturità secondo me non riguarda soltanto la squadra molto giovane, ma dovrà riguardare, sembra
una frase fatta, secondo me non lo è. Deve riguardare il pubblico, perché sono questi gli snodi del campionato, soprattutto in Serie B, soprattutto nella Serie B di quest'anno, che devono invece permettere alla squadra, soprattutto se in grande maggioranza è composta da giocatori molto giovani, di avere il sostegno del pubblico. Quindi, a mio avviso, la partita dovrebbe essere intesa, per quanto in uno stadio scomodo che deve essere rifatto. Non voglio rientrare negli argomenti, voglio che l'ordine della trasmissione rimanga tale, però mezza cosa, fammela dire, rispetto al messaggio. Dice, tanto non dovrebbero esserci problemi perché lo faranno i privati, quindi la politica non c'è, il contrario. Cioè, non lo so, scusatemi, penso che mi possa dar ragione il sindaco. È il contrario, perché adesso fare uno stadio è un'impresa pazzesca in qualsiasi parte d'Italia, pubblico, privato, semi, non lo so, burocrazia e così via. Quindi molta gente allo stadio, molta gente allo stadio, così ne trarranno giovamento i tanti giovanissimi. E persino il buon Bovo, 34enne, mi è piaciuto l'accostamento con Koulibaly, che peraltro non si reggeva in piedi, Koulibaly, nella prima partita contro il Foggia. Va detto tutto, così come fino al 20 settembre circa nessuno avrebbe pensato, ma nessuno, forse neanche Bovo, avrebbe pensato a Bovo, ma il buco in difesa c'era proprio dalla partita contro il Foggia. Quindi le cose si devono assestare zemanianamente, in maniera graduale e stagionale. Questa partita è importantissima, come se giocasse di nuovo contro il Frosinone. Forse è vero, hai ragione. Allora, Davide, la squadra da battere. Non dimentichiamoci che comunque il Pescara anche nel 2012 in realtà l'equilibrio l'ha trovato alla fine, quando mise Bocchetti terzino, perché comunque fino ad allora aveva alternato belle partite ad altre meno belle. Il vero filotto l'ha fatto partendo dal 6-0 di Padova, inserendo Bocchetti terzino. Sì. Da Padova che partì il 6-0. Lo stadio sta a 6 km dalla cittadella. Sette partite di fila. Corsi e ricorsi. Esatto, e cittadella gioca a Padova. No, c'è il suo campo. Adesso c'è il suo campo. Quindi sicuramente ci vorrà tempo per assimilare, giusto per collegarmi al discorso di tutti, ci vorrà tempo per assimilare completamente gli schemi di Zeman. Riguardo la squadra da battere, come dicevamo, forse non ci sarà una vera squadra da battere, però sicuramente vedo molto bene il Frosinone, come è stato detto, perché è una squadra ormai consolidata, storica, è quella quasi della Serie A, che ha fatto la Serie A, ha cambiato poco negli anni, e non dimenticherei forse il Palermo, per tradizione. Perfetto, allora pubblicità, torneremo tra pochissimo con altri messaggi e con altre novità. 22 e 28 minuti, ancora in diretta da Rete 8 e da A Tutto Campo. Andiamo di nuovo ai messaggi, ne stanno arrivando veramente tanti. Allora, buonasera a tutti, non sono pronti questi giocatori, meglio prendere quelli che corrono sulla riviera, magari si impegnano di più. Beh, esageriamo. Diciamo un po' cattivello questo messaggio. Beh. 8 ottobre 2011, Pescara Cittadella 1-0, Sansovini 57esimo del secondo tempo. Era quel Pescara che non tornerà mai più. 8 ottobre 2017, Pescara Cittadella, puntini puntini, Fabrizio. Vabbè, Fabrizio, però quel 8 ottobre 2011 Pescara non fu trascendentale. Io ricordo che Cittadella prese a pallate il Pescara, sì. Cittadella di Foscarini, sì, prese a pallate il Pescara, che poi fu una specie di Pescara Foggia di quest'anno. Sì, col grande sindaco Sansovini. Che noi la buttiamo dentro e loro invece... Quello che forse quest'anno manca, a proposito di Sansovini, e vedo la storia delle squadre vincenti di Zeman, è il terzo bomber. Se possiamo ipotizzare, si vanno delineando Pettinari, Capone, forse manca ancora l'appello Nando Del Sole, il terzo bomber, perché il Foggia aveva Baiano, Signori, Rambaudi. Credevo che volessi parlare di Ganz. O di Ganz, beh, se ce lo fanno vedere. Beh, l'abbiamo intravisto. Manca il terzo a doppia cifra, perché Zeman ha sempre avuto questa fissazione di avere tre giocatori che segnano in doppia cifra. Quell'anno straordinario, molti dimenticano le gesta di Sansovini, tutti ricordano Insigne e Immobile, ma Sansovini credo che realizzò 16 gol. Altri messaggi. Pescara merita uno stadio nuovo, sa da fare. Certo.
Facimmala. Buonasera a voi tutti, vorrei saperne di più sul presunto nuovo stadio, ma visto che non se ne farà un bel niente, mi accontenterei anche solo di una misera copertura di curve e distinti, evitando così a tutti noi tifosi di portare nei giorni del pluvio magno ombrelli, keyway e scafandate varie. Grazie mille, simpatico. Tifoso distinto. Simpatico. Sì. Questa buonasera a tutti, forse si sta avverando quello che avevo pensato, meglio sperato all'inizio del campionato, cioè che i senatori della difesa faranno da calmiere alla sconsideratezza difensiva di Zeman. I campionati in genere li vincono le squadre con le difese più forti, speriamo bene, ma la strada è lunga. Saggia considerazione. Salve, sono Antonio, chiedo al mister Colangelo un giudizio su Ganz. Può veramente fare al caso di Zeman? No, questa è una domandina caro Guido, un po' non facile. Però ecco, qualcuno ha detto prima, se ce lo fanno vedere probabilmente ce ne faremo un'idea migliore. Un po' più concreto, altrimenti io non l'ho seguito. Ma tu lo vedi adatto a giocare insieme a Pettinari oppure uno o l'altro? Ma io penso di sì, non assolutamente. Quindi faresti giocare esterno? Potrebbe anche sì, però potrebbe, ma io a tutte queste tecniche, tattiche, tatticismi, perché se un giocatore è forte riesce un pochettino dappertutto a fare la differenza, soprattutto un ragazzo giovane e c'ha voglia di emergere, e quindi potrebbe anche provare, però se questo non gioca non capiremo mai di che pasta è fatto questo Ganz. Ancora anche altri perché messaggi. È stato insomma il colpo dell'estivo, quindi pigliare questo Ganz sembrava invernale, perché in realtà il Pescara l'aveva preso da molto molto tempo, strappato ad altre squadre. Ad altre squadre, quindi era un vero colpo di mercato. Cercatissimo, certo. Quindi altri speriamo, messaggi. Insomma. Una delle migliori trasmissioni sportive in assoluto, ospiti sempre di grande livello, Vasile sei un grande, saluto all'avvocato Arbore Mascia, grazie, non posso dire altro, grazie anche da parte degli altri compagni di viaggio. Appena Ganz e Mancuso entrano in pianta stabile in squadra ne vedremo delle belle. Giusto, Mancuso. Rispondo alla tua richiesta, sono Maurizio Di Marco, adesso auspico un commento al mio precedente esaustivo, temo che non ci sia più tempo, o forse no. Il tempo c'è sempre, è per tutti, caro Maurizio. Chi è che vuole commentare? Ma di che stiamo a parlare? Ma di che stiamo a parlare? Allora, la più bella trasmissione sportiva di Rete 8, complimenti per la conduzione e per gli ospiti, Forza Pescara, Carlo. Grazie per i complimenti, ma è meglio fare domande che complimenti, anche se vi ringrazio. Cari amici, l'organico del Pescara è di gran lunga superiore a qualsiasi altra squadra con un allenatore più equilibrato, non ci sarebbe storia e questo mi dispiace. Anche non se il mister d'accordo. Lo stimo molto. Cosa ne pensate? Fruttilandia, Montesilvano. Non sono d'accordo. No, neanche io sono d'accordo. Allora, velocemente, perché non siete d'accordo? Se metti questo organico e sotto ci metti, con tutto il rispetto, Venturato piuttosto che Castorina. Il nostro Castorina, voglio vedere chi inserisce questa squadra tra le favorite del campionato. Guido? No, anch'io non sono d'accordo. Perché io stimo molto Zeman per il lavoro che fa, soprattutto con questa gente, con questi ragazzi, e i quali hanno uno stimolo in più, si sentono protagonisti, e quindi è gente che cresce certamente e la sua storia lo dimostra. Anche se poi ho delle cose un po' negative anche nei confronti dell'allenatore, per le cose vecchie, e quindi però da un punto di vista tattico e tecnico io lo stimo moltissimo. Ancora dagli amici da casa, Pescara Cittadella Scienza. Molta gente allo stadio, ma se piove come con la lentella è un po' difficile, la squadra da battere è il Pescara, Tonino. Beh, in un certo senso è vero, è il Pescara che in questo campionato ha fatto e disfatto spesso nelle per partite. Molti è la squadra da battere. Staremo a vedere. Ancora? La lentella è che... Cosa ne pensate del progetto nuovo stadio? Saluti Rino. L'abbiamo già detto prima, abbiamo risposto sullo stadio, in effetti se ne dirà. Un progetto ambizioso, bisognerà vedere. Un progetto da verificare e progetto tutto da costruire e da fare. Staremo a vedere se un'intera città, perché non è un problema di privati o di pubblico, ma un'intera città saprà
far crescere questo progetto, di cui Pescara tutto sommato credo abbia anche bisogno. Bene, a questo punto vediamo un attimo per quanto riguarda la formazione, Walter. Sappiamo che non ci sarà Capone perché sarà impegnato in nazionale. Chi prenderà il suo posto? Si parla di Ben Ali, qualcun altro dice ma no, Zeman metterà Baez. Sì, secondo qualcuno te? Parla di un possibile ballottaggio Baez Latte-Latte, che è tornato a disposizione. E anche Latte-Latte. Ma io credo che a questo punto Zeman un minimo di gerarchia le ha definite, per cui Ben Ali dovrebbe essere la prima alternativa, dirò di più. Più a sinistra che a destra, dove ho visto un paio di volte come primo cambio ha messo Baez. Ha cambiato forse l'allenatore del Pescara? Sì, lì qualcuno ha cambiato allenatore. Vabbè, ma non sono stato io. Non volevamo. Comunque la formazione è quella. La formazione sarà sicuramente quello. Al 65-66esimo vediamo la nuova gerarchia dell'esterno, perché come ho già detto un paio di volte, l'esterno, diciamo, vicino alla panchina, rischia il cambio lo rischia appena si supera il 65esimo. Questo ormai fa parte della... Allora, Bovo, Balzano e Canutè, in un mese che li stinga a De. Bravo. Marcello. Ha ragione, noi rispettiamo le opinioni di tutti. Anche perché, peccato che abbia dovuto aspettare un mese, tutto parlare. L'importante è aspettare e poi vedere magari concretizzate quelle che sono. Che poi adesso, la prossima settimana, se poco là dietro non va preciso, torneranno quelli di Crescenzi. Zampano. E quelli di Zampano. E Perrotta. E giustamente Perrotta, perché voglio dire, non è che è uscito per demerito, è uscito per un infortunio, no? Allora, prima della pubblicità, io volevo chiedere a Silvio Sarta, che conduce una nuova trasmissione nell'ambito televisivo e del web abruzzese, forse sei arrivato un po' tardi, perché Falso 9 era di moda l'anno scorso a Pescara e quest'anno no, ma è una trasmissione veramente molto bella e interessante, complimenti. Perché questo titolo, Falso 9? Ma perché Falso 9, in realtà, dal mio punto di vista, oltre ad essere il falso centravanti, come succede da circa 10 anni in Spagna e poi in Italia, non so quanti falsi 9 abbia il Pescara, parecchi comunque, assolutamente sì. E anche in sé, nella visione che ho io e che ha Massimiliano Brutti, che saluto, e che produce questa trasmissione e che l'ha ideata, noi siamo su abruzzoweb.tv e poi per la posso dire anche Treponte, certo, naturalmente. E Falso 9 è la sorpresa, Falso 9 è il contropiede, Falso 9 è quello che non ti aspetti, così come nel calcio il Falso 9 è stato quello che arrivava da un'altra parte, non era il centravanti della tradizione dei centravanti grande e grosso, ma che poi metteva in discussione tutto. Noi rimettiamo in discussione tutto, almeno questa è la nostra sorridente volontà, attraverso una serie di parodie, di satira. E vogliamo parlare di tutto il calcio, da quello stramondiale a quello che sembra meno importante, ma non lo è, dei cosiddetti campionati minori. Quindi, non lo so, mi hai dato l'opportunità, seguite Falso 9, intanto perché vi fate un sacco di risate, intanto perché non esistono peli sulla lingua e poi perché mi fate piacere. E poi bravo che hai detto... che fa un contropiede e non ha detto nella ripartenza. Ma certo, vabbè, poi noi mettiamo la berlina anche il linguaggio calcistico, sportivo, sempre nel rispetto di tutti, anzi la persona più presa in giro in questa trasmissione sono io. E allora questo è un marchio assolutamente di buona volontà e sono al di fuori di ogni sospetto. Io poi sono buono, lo sapete. Allora, pubblicità, poi torniamo in diretta per l'ultima parte della trasmissione, a fra poco. 22:44, di nuovo in diretta dagli studi di Rete 8.
Allora, altri messaggi, un paio, non di più, poi ci fermiamo chiedendo scusa a chi non può apparire anche questa volta. Allora, vorrei calorosamente salutare, oltre a voi, persone simpatiche e competenti, anche tutti gli amici che guardano la vostra trasmissione, in particolare Aurelio, Lorenzo e Vincenzo, amici di viaggio. Grazie, grazie. Salutiamo tutti i telespettatori. Buonasera a tutti, mister professor Colangelo. Come li vedi fisicamente i ragazzi di Zeman? Hanno smaltito la preparazione? Forse sarà questo il problema dei risultati? Saluti Alfonso da Silvi. Complimenti per la trasmissione, ospiti tot. Allora, ringrazio io per gli ospiti. E allora, Guido, questi gradoni li hanno smaltiti o no? Io penso o è troppo presto? No, io penso proprio di sì. I gradoni li hanno smaltiti e come? E poi questa è una storia vecchia di questi gradoni, perché in fondo... Si fa qualcosa anche di più pesante. Quindi sei d'accordo? Quindi io sono d'accordissimo. Io quando facevo ex allenatore, facevo gli ultimi giorni di preparazione, mi portavo su Gran Sasso. E chi non ce la faceva andava a casa, perché vuol dire che fisicamente non era pronto. Quindi voglio dire, riuscivi a fare 11 giocatori? No, facevamo, salivano tutti. No, una rosa di 15-16, ma tutti forti. E quindi, no, dicevo, salivano tutti sul Gran Sasso. Salivano tutti, sì, no, chi non ce la faceva era naturalmente eliminato. Una selezione naturale, senza problemi. Quindi voglio dire, e poi si vedrà il lavoro di Zeman, soprattutto a primavera, quando questi qui avranno bisogno di energie, quando le altre squadre caleranno, questa verrà fuori alla grande, secondo me. Davide Tagliente, Pescara Cittadella. Allora, cosa ti aspetti? Ma Pescara Cittadella, come dicevo prima, mi aspetto un risultato positivo, mi aspetti 3 punti per dare continuità, per superare questa pareggite, per metterla tra le cose passate, riuscire a dare continuità con i 3 punti e salire la classifica. Non sarà facile, il campionato comunque equilibrato ed è difficile, però mi aspetto una vittoria. Io mi associo al risultato di Walter, 3-1. Allora, tocca a te Guido, su questa partita. A me? Sì. Ah, scusa, stavo... io penso che non sia una partita molto facile, molto semplice, perché Cittadella è oramai una squadra esperta, è una squadra che sta facendo degli ottimi campionati di Serie B, sfiora, ecco, qualcuno diceva prima, già l'anno passato mi sembra che le prime 15-16 partite non aveva perso mai, e anche quest'anno è una partita abbastanza forte, quindi è una squadra difficilissima da battere, quindi ci vuole massima ci vuole una concentrazione massima. Non è una partita facile o semplice. Cittadella è una squadra fortissima, secondo me. Silvio? Vittoria di misura o vittoria con tanti gol, l'approccio deve essere quello giusto per ottenere subito, da subito, insomma, intimorire l'avversario, proprio per le caratteristiche dell'avversario che sono uscite giustamente dagli ultimi commenti. Partire forte, partire fortissimo. Credo che da questo punto di vista, atleticamente, la squadra non abbia problemi, però deve crederci. E anche in questo la vittoria di Carpi, se c'è una coerenza e una logica, e dovrebbe avere un seguito, no? Sì, è importante da questo punto di vista, proprio perché i ragazzi sono giovani e devono capire che credere nei propri mezzi dal primo minuto di gioco e aggredire l'avversario, quando sono avversari da aggredire ancora di più per le loro caratteristiche tattiche e fisiche, paga. E che speriamo che lo stadio sia pieno, anche con la pioggia, tanto il nuovo stadio anche qualche annetto passa, anche sì, ad essere ottimisti. Ma non dovrebbe più. Sì, ma scusami, io volevo dire, non è che è una partita difficile, difficilmente la vinciamo, dico, è una partita difficile che bisognerà apprezzare anche il gioco che verrà, che non riusciremo a fare come molti pensano, sai, dalla tribuna è sempre bello vedere il calcio, il gol, però se dovessimo vincere questa partita dovremmo apprezzarlo moltissimo, perché è una partita, è una squadra tosta da battere, questo volevo. Luigi, manca Capone, tornerà a segnare Pettinari? Bisogna vedere se Pettinari si conferma, perché dicevamo prima che Ganz non l'abbiamo mai visto, ma secondo me l'ombra di Ganz c'è. È vero che Pettinari ha delle caratteristiche che vanno al di là della capacità realizzativa, cioè l'utilità alla squadra nella manovra.
però nelle ultime prestazioni forse qualche mezza idea a Zeman di mettere dentro Ganz gli è venuta. Allora, la coesistenza abbiamo stabilito che non viene più presa in considerazione nemmeno da Walter, che ha fatto la formazione e ha inserito direttamente. No, perché lui lo fa quando senza, io non lo dico. Quando non lo dici. E quella comunque sarà una partita non facile. E allora, corsi e ricorsi storici, io firmerei per un 1-0 in cui non c'è una partenza forte del Pescara, ma una capacità del Pescara di ragionare, di saper aspettare il momento e di rimanere magari comunque guardingo, senza rinunciare alle caratteristiche particolari del Pescara di Zeman, ma con molta pazienza, senza avere fretta, e come dicevo prima, anche questa è un'ulteriore prova di maturità tattica. A Nerone è inutile che chieda sul pronostico e sul risultato, perché ha già detto tutto, 3-1. E allora invece vediamo le partite del campionato di Serie B di questo fine settimana, commentaci, dici qual è più interessante secondo te, se la regia ce le fa vedere possiamo commentarle. Allora, in questo momento fatico un po' a leggerla il programma, e siccome non ce l'ho sotto mano non vorrei fare errori. Adesso me lo procuro al volo, se non riusciamo ad avere fra poco lo vedremo. La sovrimpressione, perché non la vedo. E certamente comunque quella del Pescara è importante, perché qualche amico ha detto va bene anche l'1-0. L'1-0 va bene perché sarebbe un segnale di continuità, ma noi adesso cominciamo ad aspettarci il segnale di crescita. E nel momento in cui ti arriva un Cittadella rispettabilissimo, ma non non ammazza sette, è vero che poi all'Empoli la sorpresa gliel'ha fatta, però è anche vero che domenica scorsa ha beccato in casa con l'Entella, quindi formazione abbordabile. Allora dico, col Cittadella il 3-1 che ho detto prima vuol dire una vittoria netta, nitida, quasi squillante, per dire eccoci qua, stiamo tornando. Poi come si dice, il gol in più o il gol in meno può essere anche marginale, non è fondamentale avere questo programma, non riusciamo ad averlo. Forse ce l'ho intanto io, vediamo la classifica. Forse ce l'ho io. E comunque Palermo-Parma, che io mi ricordavo ma non volevo dire, o Venezia-Carpi, sono sicuramente bellissime partite. Bari-Avellino, ecco. Ce ne sono diverse. A me, dal punto di vista, così guardandola io, credo Palermo-Parma sia da considerare uno dei big match, mentre il Frosinone a Novara potrebbe pure, non dico passeggiare, ma passare tranquillamente, come il Perugia con Provercelli. Vedo anche Venezia-Carpi tutt'altro che disprezzabile, due squadre che subiscono pochissimo ma fanno fatica a trovare la porta di là, nonostante Inzaghi con la porta avesse una certa dimestichezza. Dal punto di vista così della classifica, questa potrebbe essere una giornata pro Pescara, perché ci sono 2-3 pareggi possibili. Se Pescara fa il suo, non dico che balza in vetta, ma può agganciare e può andare, cioè può andare nel posto che gli compete, diciamocelo chiaramente. Siamo all'ottava giornata, fra l'ottava e la decima e undicesima io mi aspetto che il Pescara si collochi fra il primo e il terzo, quarto occasionalmente, perché quella è la sua posizione. Dopodiché a marzo, ad aprile, chi ha più filo tesse, e di solito Zeman ne conserva. Anche Bari-Avellino è una partita molto interessante. Bari-Avellino è molto interessante. Con l'Avellino che per il momento è una rivelazione. Una squadra coriacea, scorbutica come l'allenatore. E fa pure gol. Come l'allenatore. Quindi giornata sicuramente interessante, come interessante naturalmente se il Pescara dovesse vincere davvero questa partita. Staremo a parlare sicuramente di un campionato che potrebbe, non dico iniziare perché è già iniziato, ma proseguire nel modo migliore. Un grazie a tutti voi che ci avete seguito, al cameraman Roberto Cherchi, al coordinamento di Naomi Polidoro, alla regia di Danilo Cinquino, in redazione alla bravissima e simpaticissima Tatiana Conetti, e a voi che siete stati qui a commentare. Che però stasera non si è fatta vedere, quindi noi
dobbiamo credere sulla parola che ci sia. Sì, c'è la, certo, la sentiremo prossimamente. Grazie a tutti voi, l'appuntamento è giovedì prossimo, sempre alle 21.30. A tutto campo, buonanotte. Sono seduto sopra una panchina, qui fermo ad aspettare. E c'è un pallone, sta viaggiando su un prato, e quando arriva mi farà sudare. Ma dimmi quando arriverai, son così teso, questa palla non arriva mai. Chissà che faccia che farai, così felice, sbalordito, non t'ho vista mai. A tutto campo arriverà, è un talk show del tuo Pescara, qui si parlerà. Chissà che faccia che farai. Senza parole, clicca se seguici.